Andrea Centonze recupera i suoi titolarissimi e stravince 6-1 col Virtus Fondi. Gara combattuta fino a 5 minuti dalla fine, poi chiusa sul 6-1. Sì, è stata una partita difficile, il primo tempo soprattutto non riusciamo a risolvere problemi che mi imbucavano troppo sul pivot, il mio centrale giocava troppo dietro, soffrivamo un po' le loro sovrapposizioni quando loro imbucavano. Riusciamo a fare un buon raggruppamento, ma loro hanno calciato molto, è stato molto bravo Lello. È stata una partita molto tesa all'inizio, primo tempo, poi l'ultimo minuto e mezzo quando abbiamo fatto i due gol, sono 3-0, secondo me poi il secondo tempo abbiamo fatto un'ottima gara. Mancano due gare alla fine, non si conoscono ancora i risultati degli altri campi, molte partite si giocano ancora. Il Saviano incontrerà domenica prossima a Roma il Torino, che è in lotta per i playoff. E l'ultima gara, il Pratola sarà ospite qui al Saviano, sempre un'altra squadra in lotta per i playoff. Stiamo facendo tutto quello che possiamo fare, quindi non mi interessa che hanno fatto gli altri, mi interessava vincere questa partita, mi interesserà tentare di fare più punti possibili, poi vediamo quello che succede. Noi siamo qua a lottare, combatteremo sempre, come ho detto anche altre volte, anche quando abbiamo perso, vi giuro, non è importante. L'importante è metterci l'anima come oggi. Esatto, è quello prima di tutto. Amici, siamo con Armando Pozzi, il tecnico calcettista del Virtus Fondi. 6-1 per il Saviano, un risultato un po' bugiardo perché fino a 5 minuti dalla fine la tua squadra è stata in partita. Buonasera a tutti innanzitutto. Sì, forse un pochino troppo largo, ma sicuramente meritato. Il Saviano aveva più voglia di noi di portare a casa, insomma, questa vittoria che era importante per tutte e due le squadre, per cui faccio i complimenti al Saviano e pensiamo alla prossima. 47 anni hai e non solo sei stato in panchina ma anche determinante in campo in diverse occasioni. Sì, purtroppo, diciamo, si fa di necessità virtù. In questo momento abbiamo qualche difficoltà d'organico, per cui insomma mi sto spogliando per dare una mano a questi ragazzi, insomma, il mio ruolo è quello del tecnico, insomma, ormai ho appeso gli scarpini da qualche anno. Ultime due gare per la tua squadra, il Fondi riceverà l'Alma Salerno e poi con la Mirafin fuori casa. Che possibilità di salvezza? Salvezza diretta, non so gli altri risultati, a questo punto credo sia difficile, si proverà a lottare per i play-out, abbiamo due partite, tutte e due molto difficili, facendo 6 punti e non è facile farli, probabilmente c'è ancora la possibilità, in virtù anche degli altri scontri diretti che ci saranno in queste due giornate, per cui è inutile fare i progetti a lungo termine, ormai si vive settimana per settimana, il primo scontro diretto l'abbiamo perso malamente oggi, sabato un altro scontro diretto in casa, speriamo di poter far diversamente. Complimenti mister, in bocca al lupo. Grazie a voi, buonasera a tutti. Siamo con Daniele Melise, il numero 10 del Saviano, spesso e volentieri protagonista della squadra neroverde. Oggi autore di 3 reti insieme a D'Amico. Come hai visto la tua gara e il Saviano ad un passo dalla salvezza? Sono contento dei gol, ma soprattutto della vittoria che ci mancava da diverse giornate. L'abbiamo ottenuta senza problemi. Secondo te il Saviano quando e perché ha perso i punti importanti, poteva già essere salvo a questo punto? Abbiamo fatto un inizio di campionato molto buono, poi diciamo che ci sono mancate un po' le rotazioni perché diciamo che siamo un po' pochi e oggi finalmente eravamo al completo e abbiamo dato l'ennesima dimostrazione che quando siamo al completo facciamo delle belle partite. Domenica ospiti della Mirafin, poi l'ultima in caso con il brillante Torino sabato prossimo e l'altro sabato in casa col Pratola. E noi andiamo là normalmente come facciamo sempre per vincere, perché noi andiamo su tutti i campi sempre per vincere. Se si è a completo si può fare. Sì, poi questa vittoria ci servirà per salvarci. Ok, in bocca al lupo per sabato e per l'altro sabato.